Martedì 19 marzo, nel corso di una conferenza stampa, il presidente del Cosmari SRL, Marco Graziano Ciurlanti, ed il direttore generale, Giuseppe Giampaoli, hanno comunicato ufficialmente che, a seguito dei recenti controlli, il CDA dell'azienda, in accordo con la direzione aziendale, consapevole di aver sempre gestito le macerie del sisma in conformità a quanto disposto dalla normativa specifica, dal piano regionale di gestione delle macerie e dai provvedimenti autorizzatori e concessori, ha deciso, alla luce anche delle contestazioni ipotizzate dalla Procura della Repubblica di Macerata, di sospendere cautelativamente la gestione dei siti di deposito temporaneo di Tolentino e Monteprandone, con la richiesta al soggetto attuatore del sisma e alla Regione Marche che, mediante l'ausilio dei propri organi tecnici, procedano con la maggiore urgenza a verificare la conformità e l'adeguatezza delle procedure di gestione fino ad oggi adottate dal Cosmari. Ciò comporta la sospensione di tutte le attività di raccolta, trasporto e selezione di macerie del cratere marchigiano. Ieri sera in un consiglio straordinario ho convocato i miei colleghi per valutare, alla luce dei controlli che erano stati effettuati dalla Procura e delle risultanze ricevute qui in azienda, di dover acquisire, diciamo, ulteriori, come dire, ulteriori procedure di riferimento alla gestione del nostro impianto, perché a questo punto voglio fare chiarezza. Cioè, noi stiamo cercando di fare al meglio l'attività di cernita delle macerie, non solo per dare una qualità alle macerie poi recuperabili, ma anche per dare la garanzia e la sicurezza proprio di sanità delle macerie. Quindi, riteniamo di aver applicato peraltro un protocollo personalizzato. Noi abbiamo proposto un protocollo di lavoro, quindi una procedura specifica molto più stringente di quella che è prevista anche a livello nazionale, proprio per dare garanzia all'esterno della massima trasparenza, ma soprattutto della massima qualità del lavoro. È ovvio che questo però non può garantire, diciamo, al 100% l'azzeramento di un problema che comunque rimane circoscritto a numeri veramente piccoli. I numeri che vi abbiamo dato in conferenza sono questi, cioè qui sono arrivati soltanto 3 tonnellate di amianto certificato delle 43 che abbiamo in realtà invece trattenuto e filtrato nei siti di demolizione. Quindi su un totale di 300.000 tonnellate è un numero veramente esiguo e oltretutto con tutti i nostri controlli interni ed esterni non abbiamo mai avuto problemi sia per il nostro personale che quindi anche per le persone all'esterno che possono essere entrate in contatto con questi nostri materiali. Che noi sosteniamo che i materiali che vengono cerniti qui, che non sono ancora materiali da utilizzare per le casette, noi abbiamo un prodotto intermedio che è ancora rifiuto. Da lì va una ditta esterna che diventa poi materia seconda dopo che ha fatto la cernita finale e la frantumazione. Quindi quella è una fase che tra l'altro non gestiamo nemmeno noi. Quindi se poi per assurdo lei dice può essere uscito del materiale con amianto, sì, da noi può uscire del materiale. Ne abbiamo separato 3 tonnellate qui, può essere perché l'uomo che separa è un uomo quello che separa l'amianto. Non esiste la macchina perfetta o come dire, o l'induzione magnetica, cioè non esiste. Quindi l'uomo quello che vede riesce a separarlo. Quello che non vede sono fibre libere che, ripeto, sono nella polvere e, come ho detto, devono essere abbattute, lasciate a terra proprio con l'umidità, poi devono essere analizzate. Se sono certi, sopra o sotto certi limiti, è utilizzabile o meno il materiale, è molto semplice. Purtroppo, evidentemente, questo non è chiaro a qualcuno, o almeno dai capi di imputazione qualcosa c'è che loro non. Ma questa è la nostra interpretazione. L'attività riprenderà solo ed esclusivamente nel momento in cui saranno chiarite le questioni sollevate.